Discussione generale. Benissimo, benissimo. Vabbè. Certo, può essere anche che l'abbia perso io il filo, ma questo grazie alle vostre capacità di divagazione che hanno raggiunto. Se posso, grazie. Siamo allora nella discussione generale sull'articolo 1, che, vista l'approvazione di alcuni emendamenti, consta soltanto di un comma. Questo comma recita quanto segue: la Provincia Autonoma di Trento promuove la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra gli individui anche all'interno della loro dimensione affettiva e garantisce la parità di diritti di ogni persona, considerando ogni discriminazione legata all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alla condizione di intersessualità come una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Punto. Ad ora stiamo discutendo di questo, ovvero tutto ciò che è avvenuto prima di questo momento. Non c'è più il secondo comma, non c'è più il terzo comma, non c'è più il quarto comma. Stiamo parlando di questo. E quindi, personalmente, anche chi dice di essere totalmente contrario ad ogni forma di discriminazione, credo che questo semplice elemento, ormai rimasto in piedi dopo tutte queste ore di discussione, potrà vedere, io credo, se coerenza c'è rispetto a quello che si dice, l'approvazione all'unanimità di quest'Aula di questo comma. Vediamo se sarà così, mai smettere di sperare. Altra questione è che qualcuno legge con insistenza, giustamente, l'autorevole parere dell'attuale difensora civica, parere espresso nell'ambito di una commissione consiliare, perché questo disegno di legge non è che non è mai stato in commissione consiliare, è stato due volte in commissione legislativa, ben due volte, una volta nella scorsa legislatura e una volta in questa. In entrambe le legislature, in commissione, si sono fatte audizioni, gruppi tecnici, gruppi di lavoro, unificazione, lavoro, approvazione poi di emendamenti e di articoli e di norme all'interno della commissione. La proposta che oggi quindi viene avanzata è quella di tornare per la terza volta in commissione. Ora, io di norme che avevano fatto tutto sto avanti e indietro, non ricordo altre norme che appunto abbiano avuto questo trattamento. Comunque, nella scorsa legislatura, fra le audizioni, c'è stato anche l'altrettanto autorevole parere dell'ex direttore civico, dottor Sampaolesi. Se qualcuno ha qui letto il parere dell'attuale, vorrei poter leggere il parere, spero considerato altrettanto autorevole, del già difensore civico. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea rappresenta in quest'ambito di operatività il documento essenziale su cui si basano. Sto disturbando, Presidente, posso andare avanti? Bene. Anche l'azione del mediatore europeo, eccetera. L'orientamento che è espresso è in linea con la filosofia essenziale degli istituti di garanzia, che è quella di favorire e promuovere azioni di contrasto verso ogni discriminazione e di conseguente lotta contro ogni possibile violazione dei diritti dell'uomo. Tale filosofia è da intendersi in una sezione ampia e generale, riguardando in senso lato il campo dei diritti umani, a prescindere da quale sia la motivazione della discriminazione. La tutela dei diritti civili rappresenta infatti un impegno fondamentale verso cui tutti gli organismi di garanzia convogliano il proprio impegno in termini di generale sensibilizzazione sul tema. Di fatto, di si fatto punto, si approvano le finalità della legge in itinere, laddove si dispone la promozione della realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra gli individui, secondo i principi contenuti nella basilare norma costituzionale di cui l'articolo 3 della Costituzione italiana, eccetera. No, per dire che i difensori civici cambiano a volte anche un po' i pareri, rispetto al fatto che la materia non sarebbe materia di competenza di questa Provincia autonoma, io nutro fortissimi
dubbi, le norme sono, molte sono incardinate in leggi provinciali già vigenti, e come ci sono difensori civici che cambiano, così ci sono anche rappresentanti dei comuni che cambiano. E entrambi i rappresentanti dei nostri comuni nella scorsa e in questa legislatura hanno dato parere favorevole a questa stessa norma che oggi stiamo discutendo. Allora, ripeto, si può decidere, l'Aula può decidere anche senza più di tanto evidentemente interessarsi dell'opinione dei firmatari dei disegni di legge, può decidere la necessità di ritorno in commissione. Ma il film è già visto, 3 anni di dibattito e non sempre appunto in maniera coerente al tema proposto, ma comunque 3 anni di dibattito formale e anche pubblico dentro le istituzioni e fuori dalle istituzioni mi pare che sia stato fatto, mi pare che si potrebbe tranquillamente dire con chiarezza se c'è l'impegno all'approvazione non tanto e soltanto dell'articolo 1, ma della norma che abbiamo condiviso perché abbiamo scritta insieme.